Oh, ma vinci tutto tu? Io non lo so. Guardate, Strita, sì, io sto vincendo e loro stanno perdendo. Stiamo giocando a Memory, è veramente forte in questo gioco, vero sì, nonna Rosy? Assolutamente. Dai, continuiamo. La mia nipotina bella. Tocca a me. Speriamo che non vinca. Sì, un'altra coppia. Continui a vincere tu. Sto vincendo e loro stanno perdendo. Ma non è giusto. Ma nonna Rosy, ma ti sei accorta che Sofia è molto forte in questo gioco di Memory? Voi lo conoscete, Strigitas? Il gioco di Memory? Bisogna trovare le stesse figure e fare le coppie. Beh, si vede che ha buona memoria. Mi potete aspettare un attimo? Aspetta, aspetta, prima facciamo il saluto alle Strigitas. Sì. Hola, Strigitas! Io sono Sofia e lei è Moni. Insieme siamo Las Lunas! E lei è la nonna Rosy! Cosa dicevi? Mi potete aspettare un attimino? Per cosa? Poco poco, vado a lavarmi le mani. Torno subito. Stiamo giocando. Ma sì, ma è solo un attimo. Ok. Ma torni subito. Sì, aspettatemi. Vabbè, intanto è il mio turno. No, tocca a me, ho fatto una coppia. Ah, vai. Oh, non mi ricordo. Hai sentito un rumore? Sì, un botto! Andiamo a vedere cosa è successo! Ma è la nonna quella! No! Nonna! Oh no! Ma qui c'è un cocco! Sofì, penso che abbia sbattuto la testa con il cocco. Oh meno, no! Che il cocco le sia caduto addosso dalla pianta! È pieno di cocchi qui! Oh no, nonna! Svegliati! È svenuta! È Strigitas! È successo che il cocco è caduto dalla pianta e l'ha presa proprio in testa, Sofì! Oh no! Dai, svegliati! Proviamo a svegliarla! Strigitas, vi prego, lasciateci la vostra forza! Iscrivetevi! Cliccate la campanella, Dlindlon, e spolliciate! Ma adesso... Maledizione! Devo chiamare qualcuno, Sofì, tu stai qui con la nonna! Sì! Speriamo che la mamma si sbrighi! Di sicuro sarà andata a chiamare i papi! Intanto provo a svegliarla! Troppo bene, ti devi svegliare, svegliati, nonna Rosy! Ehi! Sì, dottor. Intendo. Sì, le stava dicendo che mia mamma credo che se le caiò un cocco alla cabeza. Sofia, il dottore. Sì, ok. Grazie, se sta bene, ahorita lo cerchiamo. La esperiamo aquí, rápido, rápido en la playa, por favor. Gracias. Está arrivando. No, no, svegliati. Está arrivando el doctor, resisti. Soy el doctor Julián, ¿dónde está el paciente? Ah, doctor, doctor, la nonna Rosy es aquí. Vamos a ver. El problema es el coco, es un problema muy grave, pero ahorita vemos, es grave. Sofía ha dicho que es grave. Sí, lo ha dicho. Y esperamos que la nonna si svegli. Cosa fa? Cosa fa? Gli sta mettendo qualcosa di umido sulla faccia. E la frente, sì. Oh, speriamo che il dottore sappia quello che fa. Agua fresca nos va a ayudar mucho. Ahorita va a reaccionar. Oh, le sto mettendo acqua fresca. Speriamo che funzioni. Sì. Nonna Rosy,
Si muove! Ha aperto gli occhi! Ha aperto gli occhi! Nonna! Dottor, sì, sta funzionando! Sì, ahorita se va a sentare in un momento. Speremos che reaccione bene. Dice il dottore che si deve sedere adesso, che dovrebbe reagire. Aspettiamo che funzioni bene. Le aiuto a sentarsi? Si sente meglio? Aiutiamo la nonna, aiutiamo la nonna. 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 Come stai? Non risponde, forse ancora sotto shock. Un bel cocco in testa, non ci voleva. Ma queste piante di cocco... Oh, speriamo... Speriamo che non ne cada un altro. Cosa? Speriamo che non ne cada un altro. Infatti siamo proprio qua sotto la pianta. Vabbè. Il dottore la sta mamma visitando. Rosy, Rosy? Puedes toser? La sta facendo respirare e tossire. Muy bien, muy bien. E ahorita, che cosa facciamo? Che vamos a hacer? Ahorita le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo se llama, fa? Nonna Rosy. Ti sta chiedendo come ti chiami. Non lo so. El doctor dice que no lo sabe. ¿Cuántos años tienes? Nonna Rosy. ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años hay? 20. Ma cosa dice la nonna? Dice che ha 20 anni. Dottore, dico 20, però, bueno, no es así. Vamos con la otra pregunta. ¿En qué años estamos? ¿En qué anno siamo? ¿En qué anno siamo adesso, nonna? 1963. Oh, dottore! Tenemos un problema, c'è un problema qui. La nonna credo che abbia battuto la testa forte. Oh no, però dottor, perché la nonna dice cose sbagliate? Il problema è il coco. Ha caído en la cabeza e ha perdido la conciencia. Come ha perso la memoria? Sì, il dottore ha detto che ha perso la memoria. Oh no! Dottore, e ahorita che vamos a hacer? Come facciamo a far guarire la nonna Rosy? Sì! E vamos a stare in contatto. Vamos a esperare un tempo, vamos a esperare. Ok, gracias. Ha detto che dobbiamo aspettare e che la dobbiamo fare riposare. Sì. Mucho reposo para que se recupere pronto. Gracias, doctor. No sé cómo agradecerle. Estamos en contacto, sí, entonces. No se preocupe. Usted me llama, yo vengo cualquier cosa a verlo. Gracias. Adiós, adiós. Nonna, non ti preoccupare, ci siamo noi adesso. Ci facciamo aiutare e ti portiamo nella tua stanza. Estrellitas, fino adesso la situazione è grave, ma poteva essere ancora più grave. Per darci la forza, iscrivetevi, cliccate la campanella Dlindlon e spolliciate. Sì, perché la situazione poteva essere peggio, però il problema è che la nonna ha perso la memoria. Sì. L'importante è che perlomeno adesso si è svegliata. Sì. E adesso si ricorderà di noi. Non lo so. Ora vediamo che cosa riusciamo a capire noi, Estrellitas. Allora, cerchiamo di fare alzare la nonna. Ok, dai, nonna. Nonna Rosy, alziamoci. Dammi la mano. Ok, adesso ci alziamo. Sarà un'impresa. Nonna, alziamoci. Oh, mamma. Ok, dai, nonna Rosy, ti faccio camminare un po'. Ma chi è questa nonna Rosy? Sei tu, no? No, io sono una muchacha, una ragazza. Io ho 20 anni. Oh, io penso di essere la tua babysitter. Tu chi sei? Non si ricorda di noi! Non si ricorda di noi! Nonna Rosy! Noi siamo... Io sono tua figlia, Moni, e lei è la tua nipotina,
Sophie, ti ricordi? No, io non ho nessuna figlia e non ho neanche una nipotina. Io sono giovane. Se allora tu non vuoi che io curi tua figlia, io me ne vado a ballare con le mie amiche, a passeggiare come faccio tutti i giorni. Strigitas, la nonna ha perso la memoria. Ti sta dando di volta il cervello. Sta dicendo cose che non io non sono sua figlia, lei non è la sua nipotina. Ci sta svelando quello che faceva da giovane. Sì, che va con le sue amiche a ballare ogni pomeriggio. Mamma mia, allora lei crede di avere 20 anni. Dobbiamo assecondarla, e Sophie. Che siamo indietro nel tempo. Sophie, dobbiamo fare quello che lei dice, farle credere che ha ragione per non contraddirla troppo, perché comunque ha appena preso una botta in testa. Okay. E quindi magari è meglio non farla arrabbiare, ok? Sì. L'importante è che stia bene, Strigitas. Vado con lei. Ah, sei qui, bene. Adesso, ragazzina, io ti porto a fare una bella passeggiata. Io mi sento felice, piena di energie. E dobbiamo camminare, vero ragazzina? Sì. Però sai che cosa ho pensato? Camminare così, passeggiare è un po' noioso. Ho una bellissima idea, mettiamo un poco di musica e balliamo. Io so ballare molto bene. Dai, ti insegno qualche passettino. La devo assecondare, ballerò anch'io. Sophie, allora, la nonna sta continuando a ballare e non smette più di ballare. Che cosa facciamo? Perché qui la situazione... Ma come ha detto il dottore? Dobbiamo aspettare giorni e giorni e giorni? Sì. Ma a me non piace molto l'idea, perché più il tempo passa e più lei potrebbe non recuperare la memoria. Allora, Strita, se voi avete qualche idea per far ritornare la memoria alla nonna, scrivetelo qua sotto. Intanto io e Sophie ci pensiamo, ok? Pensiamoci. Ci vuole un'idea! Sophie, guarda la nonna che continua a ballare, come facciamo a fermarla? Sì, che mi fa troppo! Guardatela, continua a ballare! Oh mamma mia! Ma Rosy, sì. Ma tu continui a ballare, non ti fermi mai? No! Ma da dove le prendi tutte queste energie? Ah, non lo so, sono giovane. Sì, è vero, sei giovanissima. È proprio giovane. Non sei una nonna tu, no, vero? No. Sophie non è una nonna, no. Che facciamo, Sophie? Non si ferma più. Che potremmo fare? A parte che fa troppo ridere quanto balla. Beh, lasciamola scatenare un po'. Gli passerà. Lei passerà. Va a 100 all'ora proprio. Guardatela, non si ferma proprio. Ha un'idea! Che cosa? Lei ha perso la memoria con il cocco in testa e la riprenderà con il cocco in testa. Cosa stai dicendo? Un altro colpo in testa gli farà ritornare la memoria. Ma sei impazzita? No, potrebbe essere troppo pericoloso. Secondo me è giusta, vado a cercare un cocchino piccolo. Non sono sicura che sia una buona idea, però effettivamente la nonna sta andando un po' fuori di cocco, di testa volevo dire. Continua a ballare, non c'è neanche più la musica, lei balla. Vado! Oh, allora aspetta,
Allora, adesso... è un cocco piccolino. Se al massimo non andasse bene, non gli succederebbe niente alla testa. Sì, magari. Allora, io la distraggo e tu le tiri il cocco? Sì. Proviamo. Tieni. Augurateci buona fortuna, Estrellitas. Devo avere buon occhio. Ho avuto un'idea migliore. Che cosa fai, Sofì, scusa? Sofì, che fai con quel coccone grande? La nonna continua a ballare. No! Oh mamma mia, cosa hai fatto? Nonna Rosy! Nonna Rosy! Oh no, Sofì, cosa hai fatto? Guarda come barcolla la nonna! Nonna, tutto ok? Nonna Rosy? Oh, nipotina mia, tesoro! Ti ricordi di noi? Scusa, ma come ti chiami? Io... Oh, ma che domande! Io sono la nonna Rosy! Che anno siamo? Oh, siamo nel 2022! Ma continuate con queste domande sciocche! Quanti anni hai? Non si dice, magari non lo vuole dire! Ah, giusto! Ma evviva Sofì! Sì! Sì! Nonna Rosy, ci siamo preoccupate tantissimo, ma... Ma di che? Sì! Avevi perso la memoria! Ma come mai? Sì. Avevi perso la memoria, nonna Rosy. Ma... Sì, hai battuto la testa, ti è caduto un cocco in testa. Vabbè, non importa. L'importante è Estrellitas, che tutto è bene quel che finisce bene. E noi abbiamo la nostra nonna Rosy, anche se voi non fatelo di buttare i cocchi in testa a nessuno. Sofì, tu hai rischiato perché il dottore non aveva detto questa cosa, però l'importante è che sia andato tutto bene. E grazie per essere stati con noi in questa avventura di oggi qui in Messico. Per averci dato la forza. E noi con voi possiamo sconfiggere tutti. E allora vi mandiamo tanti besitos. Nonna, puoi mandarlo anche tu un besito all'Estrellitas. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.